È successo un disastro. Ma che cazzo mi faccio? C'ho da fare, non è che sta amico corriere. Vai! Non è stato un caso, grazie. La pappa è qua, Liz. Oggi Blu ti racconta l'avventura di me, Liz, Mary e Shirley a Torino, mentre tu eri tutta bella comoda sul divano a fare la reginetta della casa. Diamo un'occhiata. Siamo appena arrivati in fiera, abbiamo appena scoperto il nostro stand. Adesso ci tiriamo sulle maniche, lo allestiamo e poi si parte con le challenge. Le vincerò tutte! Mary, dimmi. Hai trovato una tana? Sì, visto che bella? Adesso te ne stiamo costruendo una più bella di tana. Guarda, è blu. Ti piace la tana blu? Lo stand è completo, ci vediamo domani per l'inizio delle challenge. In questo video avevamo preparato 6 challenge da fare noi contro i visitatori, ma 3 delle 6 challenge richiedevano dei materiali che abbiamo fatto spedire direttamente a Torino. Che giorno era, blu? Venerdì 17 novembre. Esatto, venerdì 17, ed oltre ad essere un giorno molto sfortunato, era anche il giorno in cui hanno deciso di fare lo sciopero dei trasporti. E indovina, Blu, se il nostro corriere ha partecipato o no allo sciopero? Quindi non consegna. No, però no. È successo un disastro. Ma che cazzo mi faccio? C'ho da fare, no? Non è che sta amico corriere, dobbiamo fare... No, ma devi fare i video! Salve, buongiorno, volevo sapere se voi avete attrezzature per agility. No, non abbiamo nulla. Neanche base, tipo dei giochini semplici, un tubetto, uno ostacolino? Salve, buongiorno. Io sto cercando con molta urgenza delle attrezzature anche semplici da fare agility. In ritardo una spedizione, devo fare dei giochini coi cani. Però c'è la possibilità eventualmente per oggi e domani di affittarle? No. Va bene. Piace. Grazie mille. Arrivederci. Una signora in un bar ci sta provando ad aiutare in tutti i modi. Adesso sta chiamando una persona che conosce, potrebbe aiutarci. Cioè, io sono vittima del sciopero dei trasporti e sapete con chi ce l'ho? E in questo momento ce l'ho con la CGIL, con quelli che hanno scioperato. Cazzo me ne frega. Ma se tu avessi... Scende. Quindi lei che mi spiega. Eh sì, se ti può aiutarci, perché no? No, no, è certo. Alessandra, lei ha tutto un giro di gente con gli sticali che conosce, che fanno le strade. Ah, magari anche in privato. Forse secondo me è la persona giusta. Ragazzi, cioè il destino mi ha mandato qua. Il destino ci ha mandato qua, al bar, alla tavola calda, sorrisi e sapori di Torino. Tu fai tu, Ale, che io chiamo questa qua. Ti metto in contatto con questo signore. Filippo Capriotti. Salve, dobbiamo provare tante strade e tante saranno anche dei vicoli ciechi. Abbiamo trovato il cerchio! L'agility! L'agility lo facciano fare questo! Abbiamo trovato chi quello che fa l'agility, raga! Dopo 1000 peripezie, finalmente siamo arrivati in fiera e dobbiamo arrangiarci per trovare i migliori giochi da fare con quello che abbiamo. Andiamo intanto immediatamente al nostro stand. Ciao ragazzi, sono Mary e sto tenendo le orecchie basse per farvi vedere meglio. Così potete entrare in fiera a cavallo di una bellissima principessa come me. Vi rivelo un segreto. Dopo la fiera di Milano, Filo mi ha dato troppi pochi croccantini come premio, quindi qui a Torino farò tantissima nanna e pochi giochini. Tanto ci sono Liz e Shirley. Oh my... E voi vi chiederete, ma a cosa serve una vite in questa posizione? Signore e signori, un guardaroba! Bravo! Wow! Romeo ci ha sfidato nella prima delle challenge. Adesso vediamo che challenge uscirà, perché dobbiamo lanciare il dado per vedere quale sarà la sfida che esce. Io scelgo già Shirley, ve lo dico. Shirley sfida Romeo. Prima volta che lo lanciamo, è anche un po' duro perché abbiamo fatto polistirolo troppo denso. È uscita la sfida del tubo. Sei pronto, Romeo? Facciamo prima noi e poi voi? Io contro Luciano, Shirley contro Romeo. Si parte. Shirley, gli facciamo vedere? Non ho capito il gioco. Ed eccoci qua, tutto Beh, pronto. Qui. Abbiamo dovuto arrangiarci e quindi Aka ha realizzato questo fantastico tubo che è ancora meglio di un tubo di agility perché ha addirittura 2 dimensioni di cani supportate. Il cane grande e il cane piccolo. Ora, visto che ci hanno sfidato, scegliamo uno dei miei cani per fare la sfida del tubo. Allora, Shirley, dimmi. Sei pronta? No. Non farmi fare brutta figura, devi passare dentro al tubo. Pronta? 3, 2, 1, vai! Non ho capito, non mi hai spiegato il gioco, ma cosa devo fare, Filo? No, Shirley!
Vuoi la pappa? Certo. Passa di... No, qui. Ma no, qui, ma qui, dentro qui, dove? Qui. Ma cosa devo fare, insomma? Passata Liz, non credo che valga. Noi abbiamo fallito, tocca a Romeo. Bravo! Addirittura doppio. Romeo ci ha stracciato. 4, 5. Porca miseria, chi ho sfidato? Non sapevo con chi avevo a che fare. E quando fai lo spavaldo puoi fare queste figure. Bravo Luciano, complimenti. Se avessi avuto Liz come Pokémon, forse facevo una figura un po' più bella. Comunque, visitatori 1, filo 0. Mia e Carlotta hanno sfidato me e Mary nella prossima sfida. Lanciamo il dado e vediamo di cosa si tratta. Ah, I was... Ed è One Is All, la One Is All Challenge. Abbiamo anche due cani simili, anzi uguali. Vediamo chi vince. Per chi non lo sapesse, io e Carlotta raccoglieremo più pelo possibile in un minuto per poi aspirarlo con la fantastica One Is All. Alla fine vediamo chi ha raccolto più pelo. Mary è triste. Pronti? Dacci il via a te. 3, 2, 1, via! Vai Mary, dobbiamo battere la mia. La mia ha un anno in più di te, lo sai? Vai Super Mary! Dai Mary, te sei abituata. Ho un segreto Mary, alzati in piedi, che andiamo nel sedere. Accendiamo One Is All di entrambi e vediamo il risultato. Ti faccio vedere, guarda. L'aspirapolvere è così accesa. Quando te sblocchi lì, il pelo va dentro. Voilà. Il pelo di Mia. Quanto? Il pelo di Mary. Vabbè, però è più denso, Pareggio? Capito, ma è uguale al tappeto. Cioè, dai, ho tutto pelo. Non ho perso, dai, un pareggio. Dai, questo è un pareggio. Chi è il giudice? Scusami. Va bene. Sono perso. Hai perso, hai vinto Mary e Carlotta. Applauso. Va bene, visitatori 2, filo 0. Amina con Nala mi hanno sfidato per la terza challenge. Ora lanciamo il dado e vediamo di quale si tratta. Vi dico già che scelgo Liz. Lancia il dado là. Il salto! Sfida del salto! Molto bene! Partiamo io e Liz, va bene? Aspetta, aspetta! No, aspetta, ancora non è ora! Pronta? Salta, vai! Brava! Molto facile, lo so, molto facile. Non siamo professionisti. Vediamo Nala. Questa volta è un pareggio. Per fortuna è la prima volta che non perdo. Grazie Amina. In regalo la bandana che abbiamo saltato dell'Isola dei Tesori. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao Nala, ciao ciao. Che brava. Alla prossima challenge. Camilla e Mary mi hanno sfidato alla prossima challenge. E chi potrò mai scegliere se non la devo mia proprio. Mary? Vediamo di che challenge si tratta. Cami, devi lanciare adesso il dado. Lancialo là, laggiù. Sì. Vai. Ottimo! Facciamo quindi la sfida dello slalom. Che io sono abituata, invece di fare lo slalom con i cani, a fare lo slalom con i gatti. Visto che li alleno per le arti circense, soprattutto con la mia gattina. Porca miseria, fortunatamente non ha portato il gatto, sennò avevamo già perso. Ha portato il cane e quindi Mary contro Mary sarà una sfida alla pari. Sei pronta? Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Ah, una penalità! Vieni, vieni, dai! No. Brava, così, così. Vediamo l'altra Mary. Attenzione, Mary è partita. La Mary, quella con i capelli ricci. Una penalità anche per lei, attenzione. Noi siamo tutti campioni in agilità brutta. E brava anche la Mary Riccia, che ha solo una penalità. Quindi ho perso ancora, vince la Camilla. Stiamo straperdendo tutte le sfide. Ne mancano due, quindi al massimo possiamo fare pari con i visitatori. Animo! Nella prossima challenge mi hanno sfidato Noemi e Firiel, che è bellissima ragazzi, e io utilizzerò il mio divano con le zampe, Shirley, per affrontarla nella prossima challenge. Vediamo quale sarà la challenge. Oh, Arena delle Talpe! Benissimo, utilizziamo gli snack col filetto di anatra, Firiel contro Shirley. Allora, visto che Shirley è già in posizione, possiamo partire devo direttamente proprio con Shirley. Vuoi la pappa, Shirley? Shirley vuole solo dormire. Shirley, to, tieni la pappa. Cambio Pokémon, scelgo Liz. Vieni Liz. Sempre pronta per la pappa. Vai, to, to, to.
Ah, oh, mannaggia. Ma che... Non andare sotto, non barare. Attenzione. Basta, non gioco più. Sta studiando la preda. Brava Liz, non brava Shirley. Benissimo, tocca a Firiel. Attenzione, Firiel. Sono cani a cui non piace essere presi in giro. Brava Firiel, tieni lo snack lo stesso, dai. Si è offesa. Possiamo dire che l'ha vinta Liz la sfida? Ovvio. Ma perché la Shirley? E vabbè, alla fine ho cambiato Pokémon. Noemi, grazie mille. Ti regaliamo una bandana dell'Isola dei Tesori. Grazie. Da mettere a Firiel. Buona fiera. Ultima challenge. E nell'ultima challenge che farà Liz e la farà alla grande... Nelle facce del dado che avevamo preparato manca solo la sfida del cerchio. Sanno? Cerchio che però non c'è perché non è arrivata la spedizione Amazon e quindi andiamo a cercarci la sfida più bella che c'è qui a Quattro Zampe in Fiera. E per la sfida finale, che sarà Upers, Vittoria e Zoe hanno sfidato me e Liz. Vediamo chi se la cava meglio. Partite voi, ok? Attenzione, è il turno di Zoe. Vediamo cosa combina. Mi deve girare intorno al cono. Brava Zoe, ora sfida del tubo. E Zoe è già passata dentro. Voto a Zoe da 1 a 10? 10 a Zoe, cavolo, 10 è difficile da battere, eh? Mi piace, voto 10. Liz, Shirley, aiutatemi. Liz, ascolta. Dai, facciamo una roba veloce, dammi da mangiare. L'ha fatto da sola. Liz ha già fatto due giri nel tubo in autonomia. Della serie, finiamo velocemente questa cosa. Liz, vuoi la pappa? Toliz. Liz, non è tutto tubo la vita. Vieni Liz, ancora, vieni. E brava! Liz, dobbiamo farlo ancora, eh? Vai. Qua. Vieni. Bravi! Brava, amore! Allora, sfida finale di Liz. Dobbiamo fare passare sotto al loop 1 e 2 volte. Giro intorno al barrel. Tubo e ancora up per concludere. Sei pronta, Liz? Sei pronta? Fai la brava con me? Dai, vieni. Vai, sotto qua, vieni. Ancora, sotto qua, vieni. Ok, dietro al barrel. Ok, tubo e up, vai! Brava! La signora pensa che sia stato un caso. Tubo e... brava. Vai! Non è stato un caso, grazie. La pappa è qua, Liz. E diteci voi nei commenti chi ha vinto tra Liz e Zoe. Grazie mille Vittoria, iscrivetevi al canale.